Cominciamo dalla finanza. La potenza finanziaria della Cina si può riassumere con alcune cifre. Purtroppo qui non ho preparato il PowerPoint, ma insomma chi ha voglia poi se le pubblicheremo queste cifre, le mettiamo in ordine, le ho scritte. Queste cifre rendono l'idea più concretamente di che cosa sta accadendo. La fonte è, come dire, assolutamente credibile, United States of America Goals, News and Views, fonte del 2014, autore Michael Kosares, uno dei più grandi esperti in materia. Le riserve monetarie estere, tutte, della Cina ammontano a quasi 4 trilioni di dollari, esattamente 3.950 miliardi. Queste sono le cifre ufficiali, naturalmente. Può anche darsi che le cose siano un po' diverse, ma insomma le cifre su cui ragioniamo sono queste. Circa 4 trilioni di dollari di riserve internazionali. Nel 2014 gli Stati Uniti avevano ufficialmente 8.133 tonnellate di oro nella loro riserva, pari a circa 319 miliardi di dollari al prezzo attuale, circa di 1.220 dollari all'oncia. Nel dicembre dell'anno scorso il governatore della Banca Centrale Cinese ha detto, aperte virgolette, il mercato dell'oro è parte essenziale e integrale del mercato finanziario cinese. Noi siamo ora il più importante produttore mondiale di oro e il più grosso importatore e consumatore mondiale di oro e continueremo ad esserlo. Questa frase, letta così, non vuol dire quasi niente, ma voi potete immaginare che solo il governatore della Banca Centrale Cinese può dire una cosa del genere. Mai una cosa del genere la direbbe il governatore della Federal Reserve, mai la direbbe il governatore Draghi della Banca Centrale Europea, perché loro ragionano tutto escludendo l'oro dalle loro riflessioni pubbliche. Non si deve parlare di oro in Occidente. E invece i cinesi dicono che noi siamo il più grande produttore mondiale, il più grande importatore, il più grande consumatore e continueremo ad esserlo, il che vuol dire che la Cina resta agganciata all'oro e intende esserlo anche in futuro. La Cina, con le sue riserve monetarie estere, è un formidabile compratore e non intende nasconderlo. Per comprare tutto l'oro americano, pensate a questa cifra, per comprare tutto l'oro americano ufficialmente presente a Fort Knox, le sarebbe sufficiente impiegare l'8% delle sue riserve finanziarie. Quindi tutta la riserva aurea degli Stati Uniti vale l'8% delle riserve finanziarie cinesi. Poiché l'oro globale disponibile si calcola pari a 31.866 tonnellate, altra cifra di riferimento, la Cina potrebbe comprare tutto l'oro globale disponibile impiegando all'incirca il 32% delle sue riserve monetarie. Se il prezzo dell'oro salisse a 4.700 dollari per oncia, tutto l'oro del mondo varrebbe l'attuale riserva finanziaria cinese. Io ho detto il prezzo, ho fatto i calcoli al prezzo attuale che è 1.220 dollari per oncia, ma se ci fosse un aumento improvviso del prezzo dell'oro, voi capite quale diventerebbe la potenza finanziaria cinese, finanziaria e aurea. La Cina, sempre un altro punto, un altro sguardo sul problema, è al primo posto mondiale tra i possessori di riserve. Rispetto alla Cina, gli Stati Uniti sono al 13° posto con 133 miliardi di dollari. Tra la Cina e gli Stati Uniti ci sono 12 altri protagonisti. La Cina, sempre aggiungo, sembra sempre meno disposta ad accettare dunque una così bassa valutazione dell'oro di cui dispone, o di cui potrebbe disporre se volesse. Cioè, in poche parole, detto in termini più semplici, la Cina è interessata all'aumento del valore dell'oro. Questo è importante capirlo perché può modificare radicalmente la situazione mondiale se la Cina decidesse di giocare questa carta, cioè far alzare il prezzo dell'oro.
Non è interessata la Cina per ora a forzare i tempi, questa è la seconda questione che bisogna tenere presente, a mio giudizio. Ma è chiaro che guarda con preoccupazione alla bolla del dollaro per le ragioni suddette. Gran parte delle sue riserve finanziarie sono basate sul dollaro. Se ci fosse una svalutazione drammatica del dollaro, i cinesi perderebbero un sacco di mezzi finanziari. Questa preoccupazione è sentita da tutte le banche centrali del mondo. Quello che sto dicendo adesso non è una fantasia cinese. In realtà tutti stanno ragionando esattamente nello stesso modo, solo che non lo dicono. Tutte le banche centrali del mondo stanno acquistando oro. Ecco la prova. Tutte, senza esclusione alcuna. La banca centrale inglese compra oro, quella giapponese compra oro, quella russa compra oro e così via discorrendo. Compra oro anche la banca centrale europea. Tutti comprano oro perché tutti sentono sul loro collo il fiato di una possibile crisi del dollaro. Lo dimostra anche il fatto che tutti i paesi di cui abbiamo notizia, non sono tutti quelli di cui abbiamo notizie, rivolgono indietro il loro oro. Quasi tutti. Oppure rivolgono il loro oro che è depositato alla Federal Reserve. Qui c'è una piccola parentesi da fare. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, tutti i paesi europei, temendo l'attacco e l'offensiva russa, che avrebbe potuto impadronirsene materialmente, portarono il loro oro negli Stati Uniti d'America. L'ha fatto la Germania, l'ha fatto l'Italia, l'ha fatto la Francia, l'ha fatto il Belgio, l'ha fatto la Germania soprattutto. E quindi in tutti questi anni, fino ad oggi, la gran parte dell'oro mondiale disponibile era negli Stati Uniti d'America. Adesso tutti lo rivolgono indietro. La cosa viene alla chetichella, naturalmente, non esplode per il momento, anzi dovrebbe esplodere, ma non esplode per le ragioni che voi capite tutto. Se ci fosse una corsa all'oro, immediatamente il valore del dollaro crollerebbe. E quindi tutti sono interessati a non avere per ora la corsa all'oro, ma le decisioni già prese sono chiare. L'Olanda, per esempio, ha riportato in patria 122,5 tonnellate che erano negli Stati Uniti. Aveva riserve auree dell'11%, adesso le ha portate al 31% nelle sue mani. La Germania non ha portato via tutto, perché ce ne aveva di più, un terzo se l'è riportato in patria. La Germania, che possiede tra l'altro la seconda riserva mondiale dopo la Cina di 3.396 tonnellate, ha chiesto agli Stati Uniti un anno e mezzo fa un ritorno, ha voluto indietro l'oro. E qui è scoppiato il primo casino perché gli Stati Uniti hanno rifiutato, puramente e semplicemente. Il diniego è stato totale, poi la Germania ha ritornato alla carica e gli Stati Uniti hanno accettato di restituire il 50%. Solo il 50% e non subito, lo restituiranno il 50% da qui al 2020, è in corso la restituzione, sono 3.396 tonnellate di oro, tanto per scherzi. Nei fatti la Germania riavrà in oro per il momento solo le 374 tonnellate che aveva depositato in Francia dopo la caduta del regime nazista. Quindi lo scontro è già durissimo, gli Stati Uniti hanno detto non ve le diamo, le motivazioni non le conosciamo, ma sostanzialmente tra Stati Uniti, uno dei contenziosi, dicevamo prima con un amico, quando si valutano i comportamenti dei tedeschi, dei dirigenti tedeschi, francesi, italiani, che sembrano spesso incomprensibili, è semplicemente perché noi non sappiamo quali sono i tavoli negoziali su cui stanno avvenendo queste cose. La Germania ha con gli Stati Uniti questo po' di contenzioso, non è mica uno scherzo, non viene dichiarato. Tra l'altro, lo dico così en passant, c'entra relativamente poco con il secolo cinese, ma noi siamo il terzo paese detentore di riserve auree, non so quanti lo sanno, l'Italia è al terzo posto. Abbiamo a fine 2013 avevamo 2.452 tonnellate per un valore all'epoca di 69 miliardi di euro. Di queste però solo 1.194 sono nel Palazzo Koch in Via Nazionale qui a Roma, il resto è nella Federal Reserve, come tutti gli altri.
E una parte sta a Londra e una parte sta in Svizzera. Come sono però distribuiti questi 1194 tonnellate che sono fuori Italia? Non lo sappiamo, non è stato mai detto, non è stato detto, quindi non sappiamo, potrebbero essere quasi tutte negli Stati Uniti, una parte a Londra, una parte a Berna, comunque in sostanza non sono qui. E la questione più importante di tutte è che nessuno italiano controlla lo stato di queste riserve. Nel senso che noi riceviamo, le autorità bancarie italiane ricevono annualmente delle attestazioni scritte da parte degli Stati Uniti d'America, della Gran Bretagna e della Svizzera. Ma la revisione contabile fisica di quest'oro non la fanno gli italiani, la fanno degli stranieri per la quasi metà del nostro patrimonio in aureo. Questa era una parentesi. Andiamo avanti, perché io parto da qui perché poi per misurare che cosa succederà nel mondo se non abbiamo queste cifre sott'occhio, è difficile che possiamo capirne qualche cosa. Scriveva nel 2010 Dean Baker, Centro per la Ricerca Economica e Politica di Washington, che la minaccia cinese di non comprare più bonds americani non è in realtà una minaccia, perché gli USA possono creare le proprie riserve mediante emissioni della Federal Reserve. L'annuncio era del 2010, cioè 2 anni dopo che la Cina aveva smesso o quasi di comprare il debito americano. E infatti gli americani hanno fatto quello che sappiamo, cioè il cosiddetto massiccio quantitative easing. Siccome volevano sottrarsi alla minaccia, che non ritenevano una minaccia, in ogni caso comunque hanno cominciato a stampare dollari dalle loro stamperie virtuali. Questo ha risolto il problema? Non ha risolto il problema. Le incertezze sono diventate sempre più grandi perché è chiaro che in questo modo si gonfia una mongolfiera che, essendo sempre più grande, sale verso i limiti estremi dell'atmosfera, metaforicamente parlando. E quando arriverà ai limiti estremi, salta. Molto semplice. Quindi il problema è che questa situazione è intenibile, tutti lo sanno, questa situazione è intenibile, quindi l'esplosione ci sarà. Sarà un'esplosione molto più grande di quello che noi siamo abituati a pensare in termini storici, diciamo così, cioè 1929, sarà probabilmente di gran lunga più grande, ma la sostanza è che noi dobbiamo prepararci a questa esplosione. E i cinesi, aggiungo, è inutile che lo sottolineiamo, sono i primi che fanno questi calcoli. Quindi, da questo punto di vista, breve osservazione strategica. I cinesi sono ovviamente interessati a modificare questo stato di cose, che per loro è solo rischioso. Gli americani sarebbero interessati, ma non hanno una soluzione di riserva, e quindi noi siamo in una situazione di temporaneo equilibrio che avvinghia, uso questo termine, gli interessi cinesi immediati agli interessi americani immediati. Come si esce da questa situazione non è chiaro, entrambi i contendenti sono appesi a un filo.